E questo delitto è stato chiamato come un delitto dell'onore, un delitto per mantenere alto l'onore di questa famiglia. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti su questo nuovo video True Crime. Allora, il caso di cui vorrei parlarvi oggi è un caso di cui avevo sentito parlare negli anni passati e è sempre stato uno di quei casi che mi ha letteralmente scioccato, soprattutto per la rigidità che aveva questa famiglia che poi ha portato a una vera e propria tragedia. Questo caso ho preso le mie informazioni dai link che vi lascio in descrizione e soprattutto da un video che ha realizzato recentemente Grace del canale Gracie TV, con la quale ci siamo anche sentiti su Instagram e quindi spero che il video vi possa piacere. E inoltre, se volete vedere questo video in inglese, vi consiglio di andare sul suo canale. Se invece preferite vederlo raccontato da me, rimanete qui che analizzeremo questo caso insieme. Immaginatevi la situazione in cui crescete in una famiglia i cui genitori non vi permettono di avere il fidanzato, di vedere i propri amici, di uscire con loro e inoltre vi impongono di vestirvi in una certa maniera. Immaginatevi anche che in questa famiglia dovrete tornare a casa a un'ora ben prestabilita e il coprifuoco sarà molto presto e non potrete nemmeno utilizzare il vostro telefono se non dopo aver ricevuto il permesso dai vostri genitori. Il caso di oggi è quello che vedrà come protagonista la famiglia di Shafia, che è conosciuta come una delle famiglie più oscure e rigorose che il Canada ha mai visto. Questa è la famiglia di Shafia dell'Afghanistan. Erano una grandissima famiglia e il loro capofamiglia si chiamava Mohammed Shafia. Questa era la sua moglie Tia e insieme avevano 7 figli. Mohammed Shafia era molto conosciuto e noto per essere un importante businessman di successo. Ha iniziato il suo business in Afghanistan, successivamente si è spostato a Dubai, dove ha iniziato a lavorare in una sorta di azienda di auto usate e tra l'altro questo suo business si è anche diramato anche nel settore immobiliare. Successivamente si spostarono in Australia e infine fino in Canada, nella città di Quebec, per fare del business, finendo per investire 2 milioni di dollari in un centro commerciale. Inoltre, questo uomo stava anche costruendo un'abitazione per la propria famiglia. Una volta che si era trasferito con la famiglia in Canada, ha inviato una richiesta all'ufficio immigrazione dicendo che voleva sponsorizzare il visto per la sua cugina per farla lavorare come la loro domestica. La donna in questione si chiamava Rona. Successivamente si è scoperto che tale donna non era la sua cugina, ma bensì la sua prima moglie. Questo uomo era in un matrimonio poligamo che tuttavia non è legale o riconosciuto nel paese dove si trovava in quel momento, ossia nel Canada. E per questo motivo molto probabilmente ha scelto di farla venire come la sua cugina, altrimenti probabilmente la sua richiesta di visto sarebbe stata negata. I due si erano sposati alla fine degli anni 80. Tuttavia, dal momento che Mohammed ha scoperto che questa donna non poteva avere figli, ha pensato bene di sposarsi con la sua seconda moglie nel 1989, questa donna di nome Tuba. Da questo matrimonio sono nati ben 7 figli. La loro figlia maggiore si chiamava Zeina e aveva 19 anni. Sahara aveva 17 anni. Ahmed, che era il primo maschio, poi un'altra figlia che però non è mai stata identificata, un altro fratello minore che chiameremo B e un'altra bambina C che anch'essa non era mai stata identificata e infine la loro figlia più giovane di nome Gary, che aveva 13 anni. Il matrimonio con la sua prima moglie non era tra i più semplici, anzi vi erano spesso dei litigi e tutte queste saranno poi riportate nel diario che la donna teneva, nel quale ha raccontato nel dettaglio tutto il periodo difficile che ha vissuto assieme a questo suo marito. Lei in questo diario ha scritto che ha vissuto un vero e proprio inferno. Questo uomo la picchiava ripetutamente e tra l'altro la incolpava di tutto, la incolpava di non poter avere figli, oltre a una serie di altre cose. Questa donna ha detto che benché lo volesse lasciare, non poteva farlo perché
Adesso non so esattamente come funzioni la società in Afghanistan, però sostanzialmente se questa donna avesse scelto di lasciarla, molto probabilmente il suo destino sarebbe stato segnato e non sarebbe stato per nulla roseo. Immaginatevi questa donna che non poteva lasciare questo marito e successivamente questo marito si è sposato con una seconda moglie e la seconda moglie non era assolutamente gentile con lei. La seconda moglie era la moglie preferita di Mohamed, mentre la prima era come una ruota di scarto, non valeva nulla per Mohamed. Rona ha detto che Cila stava sempre cercando di separarla e allontanarla da questo marito che condividevano. E Rana ha finito per diventare una specie di tata per questa famiglia e è stata chiamata comunque zia anche dagli altri figli. A Cila era permesso di comprare dei gioielli, poteva guidare, poteva andare dove voleva, anche perché appunto, come vi dicevo, era la moglie preferita e quindi aveva tutti questi privilegi. Rana, invece, dall'altra parte, era una donna che non aveva alcuna libertà, che doveva sempre stare agli ordini del suo marito, un marito che disprezzava terribilmente. Pensate che non poteva nemmeno avere un cellulare o fare delle chiamate senza il permesso del marito, che molto spesso finiva per rimanere a ascoltare la sua conversazione. A questa donna erano concessi solamente di poter usare 50 dollari in un intero mese. Questa era la sua paga, diciamo. Immaginatevi questa situazione: vostro marito è un mega milionario che ha un'altra moglie che può sperperare questa sua ricchezza e a voi sono concessi solo 50 dollari. Tutto ciò è veramente assurdo e penso che per questa donna sia stata veramente una situazione insostenibile. A questa donna non era concesso nemmeno avere dei hobby e tra l'altro questa seconda moglie ha detto a Rona queste parole: "La tua vita è nelle mie mani, tu sei la mia serva." Questo è quello che è stato riportato poi nei diari di Rona. Una volta che si spostarono in Canada, tuttavia c'era questa speranza che magari in questo nuovo paese ci fosse più libertà e soprattutto più diritti. Tuttavia, benché ora vivessero in Canada, all'interno delle mura domestiche tutto era deciso da Mohammed. All'interno di questa casa, infatti, non era permesso che venissero dei ragazzi, le sue figlie erano costrette ad indossare il hijab, ovviamente non potevano truccarsi e a nessuna di loro era per qualsiasi motivo concesso di andare a dormire a casa di alcune loro amiche o amici. Queste le regole venivano applicate solo alle figlie e ai maschi invece era concessa decisamente una più grande libertà. Una parola era molto importante per questa famiglia: onore. Onore per la famiglia e per questo motivo dovevano comportarsi in un certo modo. Questo era un obbligo per le figlie. In ogni caso le figlie potevano comunque comprare quello che volevano da mangiare e anche i loro vestiti erano costosi, quindi da quel lato lì non mancava nulla. Però era proprio un discorso più che altro comportamentale di come dovevano comportarsi per mantenere alto l'onore di quella famiglia. Non so nemmeno che cosa intendesse questo uomo, Mohammed, per onore. I figli in ogni caso hanno finito per frequentare una scuola pubblica e man mano che la frequentavano hanno iniziato pian piano ad abituarsi allo stile di vita appunto dei normali teenager canadesi. Addirittura la sorella maggiore, Zainab, ha incontrato un ragazzo della quale si è innamorata e hanno iniziato questa loro relazione. Tuttavia, ancora una volta, vi ricordo che questo non era accettabile per questa famiglia e la ragazza, benché era di fatto maggiorenne, aveva 19 anni, non poteva avere il fidanzato. L'unico uomo o uomini che questa ragazza avrebbe potuto incontrare dovevano essere assolutamente approvati prima dal padre. Questa ragazza ha iniziato a incontrare il suo amato nei posti più disparati e in queste location nascoste per non essere scoperta da suo padre, ma in realtà anche dai fratelli, perché avrebbero potuto dirlo a Mohammed. E come potete immaginare, questo non era tollerabile, sarebbe stato un grande
grandissimo problema per questa ragazza. Il secondogenito, appunto, che era un maschio, aveva decisamente una posizione diversa rispetto a quella di questa ragazza. Infatti, benché di fatto fosse il secondogenito, era in realtà quello che aveva molto più potere all'interno di questa famiglia per quanto riguarda i figli. Quindi, se per caso avesse anche solo sospettato che questa ragazza si stava vedendo con qualcuno, l'avrebbe subito detto al padre. Zahina non poteva assolutamente rischiare che ciò accadesse. Quello che poteva accadere a questa ragazza erano, oltre a degli abusi verbali, anche una serie di minacce, anche di farla fuori. Pensate un padre che fa queste minacce a questa figlia. Veramente, che comportamento assurdo e vigliacco. Questa ragazza raccontava spesso al suo fidanzato di questi problemi e di quanto suo padre fosse severo. Il padre, in ogni caso, aveva ancora il business a Dubai e quindi molto spesso faceva avanti e indietro tra il Canada e Dubai, appunto per lavoro. Durante uno di questi viaggi, la ragazza ha scelto di portare a casa il suo fidanzato, ovviamente di nascosto e all'insaputa degli altri fratelli. Questa si rivelerà una scelta che avrà dei risvolti decisamente tragici. Questa ragazza non poteva aspettarsi che il suo fratello Hamed sarebbe tornato a casa così presto. E sfortunatamente sono stati scoperti. Questo ci può fare capire come il primogenito maschio all'interno della casa avesse veramente un grande potere, specie quando il padre non era in casa. Essendo lui di sesso maschile, la sua opinione, la sua decisione era molto più importante di quella anche delle due mogli, benché fossero più in là con gli anni. Pensate che questa ragazza, dopo che è stata scoperta, è stata costretta dal fratello a non uscire più dalla sua stanza per un intero anno e non le è stato neanche concesso andare più a scuola. Addirittura, se lei avesse voluto uscire di casa, aveva assolutamente bisogno di una persona adulta che la accompagnasse. Anche la sorella, quella di 17 anni, viveva sotto lo stesso stress. A questa ragazza sarebbe piaciuto truccarsi e togliersi il velo. Quando andava a scuola, questa ragazza andava con hijab e non metteva make-up, ma quando era nei pressi appunto dell'edificio scolastico, se lo toglieva, si metteva il make-up e si comportava come una qualunque ragazza della sua età, in Canada. E aveva anche un ragazzo e è stata vista comunque baciarsi con lui. Ha anche parlato con una sua insegnante e anche con lo psicologo comunque della scuola dei problemi familiari che aveva e dello stress al quale era continuamente sottoposta. Tuttavia non le hanno dato molto ascolto, molto probabilmente era anche una differenza culturale. Sapete, se non siete all'interno di quella situazione e all'interno di quella società e all'interno di quella famiglia, non potete capire comunque tutte le dinamiche. Quindi forse purtroppo gli insegnanti hanno preso la cosa un po' sotto gamba e quindi non gli hanno dato il giusto peso che questa situazione avrebbe dovuto ricevere. Questa ragazza, pensate, che odiava a tal punto vivere all'interno di questa famiglia che non ce la faceva più e un giorno ha anche provato a togliersi la vita prendendo dei farmaci. I genitori, tuttavia, in particolare la seconda moglie, non ci ha dato assolutamente peso e non sono nemmeno andati a consolarla. E immaginatevi che la madre, dopo aver visto questo tentativo comunque di suicidio, ha soltanto detto che poteva andare tranquillamente ad uccidersi, a lei non le importava, non è andata nemmeno a consolarla. Questa è la freddezza con la quale questa ragazza è cresciuta. Dopo che la scuola è venuta a conoscenza di questo incidente, hanno subito chiamato i genitori. Tuttavia, i genitori si sono presentati nell'ufficio del preside e erano estremamente alterati ed arrabbiati. Hanno detto che la loro figlia stava mentendo e che era una bugiarda. In ogni caso, la ragazza è ritornata ad andare a scuola e il caso è stato chiuso. Questa Sahara ha anche telefonato ai suoi parenti che aveva in Afghanistan dicendo che non riusciva più a vivere in questa famiglia e che voleva assolutamente andarsene. Anche la ragazzina più piccola all'interno di questa famiglia, Getty, di 13 anni, aveva iniziato a ribellarsi ai genitori. Immaginatevi comunque una ragazza a 13 anni che comunque cresce in questo momento in Canada insieme a tutti gli altri amici adolescenti che hanno delle libertà e una vita completamente diversa dalla sua, quindi è anche normale che magari questa ragazzina si è sentita come inadatta e come se la sua situazione fosse assolutamente
diversa rispetto a quella dei suoi compagni. Era una ragazza che veramente soffriva di depressione, appunto per il modo in cui era stata cresciuta. I suoi risultati a scuola erano pessimi e tra l'altro è stata persino scoperta in un negozio mentre stava rubando. Spostiamoci adesso comunque a un anno di distanza da quando la sorella più grande, quella di 19 anni, era costretta a vivere rinchiusa nelle mura della sua stanza. Questa ragazza era un giorno riuscita finalmente a mettersi in contatto con il suo fidanzato grazie a una sua sorella. Quindi era riuscita a parlare con lui attraverso una serie di scambi di email e delle chat. Ha raccontato la situazione che stava vivendo e del perché non era più riuscita ad incontrarlo, perché i genitori non le lasciavano nemmeno uscire dalla sua stanza, anzi, più che i genitori e il loro primogenito maschio. Zaid ha detto al suo ragazzo che sarebbe scappata il giorno successivo. Il giorno successivo questo ragazzo si è presentato in questa casa e l'ha salvata, se vogliamo, l'ha caricata in macchina e portata via. Da quel momento la ragazza è stata dichiarata scomparsa. E immaginatevi chi ha sporto denuncia, proprio il primogenito Hamed, che tra l'altro già sospettava che la sorella non fosse scomparsa, ma che fosse scappata di casa. La situazione però non era delle migliori per gli altri fratelli, ad eccezione del primogenito, che già sapevano che sarebbero andati incontro a grossi guai. Per questo motivo i ragazzi, una volta che andarono a scuola, scelsero di non tornare nemmeno a casa perché avevano troppo paura di quello che sarebbe stata la reazione del loro fratello maggiore e dei genitori. La polizia ha trovato questi figli che hanno finalmente confessato la difficilissima situazione che vivevano nella loro casa. Hanno raccontato alla polizia dei loro abusi, di quando venivano presi a calci in faccia o a pugni. Successivamente i genitori sono stati convocati alla stazione di polizia e sembra come se c'è stato un cambio di posizione da parte di questi ragazzini, che era come se erano spaventati dai genitori e quindi hanno iniziato a minimizzare gli abusi che soffrivano in quella casa. Per questo motivo la polizia non aveva altra scelta che lasciare che i genitori si portassero questi loro figli nella loro casa. Spostiamoci adesso a un mese dopo da quando Zena è scappata di casa. Rana ha sentito una discussione avvenuta tra Chuba e Mamed. In questa discussione i due genitori stavano complottando su come avrebbero potuto fare fuori la loro stessa figlia e anche gli altri. Rana aveva pensato che il prossimo target sarebbe stato anche lei. In ogni caso, quello che è successo è che in qualche modo Zena e la sua madre sono riuscite a entrare in contatto. Durante questa conversazione, la sua madre ha detto alla figlia che si sarebbe potuta sposare con il suo fidanzato a patto che fosse tornata a casa. Nel sentire queste parole, la figlia, 19enne, ha scelto di tornare a casa. La cerimonia del loro matrimonio sarebbe avvenuta nel giro di 2 settimane. Durante questa cerimonia, tuttavia, pensate che nemmeno i genitori, del fidanzato hanno deciso di partecipare a queste nozze. E perché non approvavano questo matrimonio. Questo è stato un grandissimo affronto per la madre Tsuba e anche una fonte di imbarazzo. È addirittura finita per svenire durante questa cerimonia. Una volta che si è ripresa, ha avuto una lunga conversazione con la figlia e hanno entrambe deciso che l'unica soluzione era quella di chiedere il divorzio. E quindi immaginatevi come a poche ore di distanza da quando erano stati dichiarati marito e moglie, la figlia aveva chiesto al suo marito il divorzio. Come potete immaginare, nemmeno questa ragazza ce la faceva più a vivere in questa situazione. Il padre era su tutte le furie e in quel momento si trovava in Dubai, ma ha detto che se fosse stato in Canada in quel momento avrebbe fatto fuori la propria figlia per aver disonorato la loro famiglia. Ha detto che l'unico modo per cui questa ragazza avrebbe potuto risanare, diciamo, l'onore di questa famiglia sarebbe stato
caso se la ragazza avesse acconsentito di sposare un uomo che Ahmed approvava. Questa persona che Mehmet approvava altri non era che il figlio dello zio. Nel mentre, tra l'altro, anche la seconda sorella, Sara, era stata scoperta mentre si stava incontrando con il suo fidanzato. Era stata vista da il secondo genito maschio, appunto fratello B, non ci abbiamo il nome perché non è mai stato identificato, e ha detto ai genitori che era stata vista in un ristorante con un ragazzo con il quale si frequentava. Sahara era particolarmente innamorata di questo suo fidanzato, appunto questo ragazzo latino. Sahara comunque viveva veramente questa situazione veramente malissimo, aveva iniziato a perdere tantissimo peso e era anche svenuta a scuola. Era stata portata in infermeria e erano stati chiamati i genitori che sarebbero dovuti andare a prenderla. Tuttavia la madre Tsuba non si presentò e alla fine questa ragazza ha finito per tornare a casa a piedi da sola, benché era in uno stato terribile. Spostiamoci adesso un po' più avanti alla data in cui era arrivato finalmente il momento per il padre di tornare da Dubai. Quando era tornato, il comportamento di Mohammed sembrava veramente diverso. Sembrava un uomo cambiato, sembrava un uomo che accettava le scelte delle loro figlie e sembrava molto più aperto. Ma la domanda è: questo uomo era veramente cambiato o si trattava solamente di una facciata e parte di un piano che aveva escogitato e di lì a poco avrebbe portato a termine? Purtroppo, come potete immaginare, dal momento che sto realizzando questo video, sicuramente qualcosa di terribile è successo e adesso andiamo a parlarne. Era il 22 giugno quando il padre ha acquistato un'auto usata Nissan del 2004 e ha detto alla famiglia che tutti assieme sarebbero andati in una vacanza estiva. L'intera famiglia era quindi salita a bordo, erano andati a vedere le cascate, la natura e come potete vedere dalle foto sembrava che l'intera famiglia si stesse divertendo. Tuttavia, la polizia ha scoperto che il fratello Mohammed, proprio in questo periodo, in questa circostanza, nelle settimane proprio precedenti a questo viaggio, aveva cercato sul suo computer portatile come uccidere qualcuno e come sbarazzarsi del cadavere. Il fratello, mentre la famiglia dormiva, aveva preso la sua auto e aveva perlustrato la zona per 5 ore per trovare il luogo perfetto dove si sarebbe potuto sbarazzare dei cadaveri. Ma dei cadaveri di chi, vi chiederete? Il 29 giugno alle ore 8 la famiglia ha lasciato il motel e si è diretta verso un altro viaggio. Sembra tra l'altro che la scelta del perché si siano spostati così tardi, insomma sono tornati in strada così tardi alle 8 di sera, sia perché volevano scegliere un orario in cui magari le ragazze erano stanche e questo avrebbe potuto facilitare questo omicidio perfetto. Gli investigatori qui hanno un po' di dubbi su che cosa sia successo esattamente. In ogni caso, vi illustrerò adesso le loro ipotesi. C'erano due automobili, una Lexus che era di proprietà della famiglia e l'altra auto che era quella Nissan usata. Nell'auto Nissan vi erano le due sorelle e la sorella più piccola Getty e Rona, quindi la prima moglie, mentre nell'altra auto vi era il padre con i figli. Quello che è successo, tuttavia, il giorno dopo sarà uno spettacolo assolutamente orribile e devastante. È stata trovata infatti l'auto Nissan all'interno di un canale, quindi sott'acqua. Tutte le persone a bordo avevano perso la vita, la prima moglie e queste tre figlie. Sembra però, da indagini della polizia, che queste ragazze non hanno perso la vita perché sono soffocate quando la macchina purtroppo è accidentalmente entrata in questo canale, ma sono state trattenute sott'acqua fino a perdere il respiro, una dopo l'altra, tutte e quattro queste donne. Successivamente i loro corpi sono stati caricati nell'auto e poi questa vettura è stata spinta all'interno del canale. Il giorno successivo, il secondo figlio Ahmed ha anche telefonato alla sua sorella per sentire se fosse tutto ok. In realtà tutto ciò sarà solamente un tentativo di crearsi un alibi. I due genitori e il loro primo figlio sono entrati in una stazione di polizia chiedendo che cosa ne fosse delle loro sorelle e della prima moglie di Ahmed, vabbè, in questo caso la cugina. La polizia tuttavia si era subito accorta che qualcosa non tornava e la loro storia non sembrava avere alcun senso. La famiglia non sembrava assolutamente in preda
paura, dal panico, e tutto quello che continuavano a dire quando sono stati interrogati uno a uno in stanze separate è che loro non c'entravano niente e che non sapevano dove fossero le loro sorelle. Cioè, voi immaginatevi perdere comunque quattro membri della vostra famiglia, non sapere dove siano e mantenere la calma, tutti e tre i componenti. Qualcosa non tornava. E qui praticamente sembra che tutte e tre le persone hanno detto come il comportamento di Sahara, la seconda genita, quella che era ancora sedicenne, fosse una ragazza piuttosto ribelle che non sapeva guidare, eccetera, eccetera. E tutti e tre questi membri di questa famiglia hanno come ipotizzato che probabilmente questa Sahana fosse salita alla guida, avesse iniziato a guidare, ma non essendo esperta, avesse portato poi la vettura dentro questo canale. Per errore, quindi l'hanno pa fatto passare come un incidente, però era strano che tutti e tre i componenti di questa famiglia fossero arrivati a questa ipotesi, cioè l'ultima cosa che vi viene in mente è questa. E tra l'altro c'era anche una testimonianza di un bambino di 8 anni, il quale ha detto che sulla scena del crimine non vi era una vettura, ma ben due. Quindi la polizia già sapeva, prima di interrogare queste tre persone, che forse qualcosa di losco era successo. L'autopsia ha rivelato che non erano state usate alcune droghe su queste persone e la causa della loro morte sembra sia stato proprio l'annegamento. I media si sono subito interessati a questo caso e hanno cercato di ottenere più informazioni possibili. La polizia ha fatto di tutto per ottenere un mandato di intercettazione che è stato poi concesso dal giudice e quello che la polizia è riuscita a sentire in queste conversazioni è assolutamente terribile. In queste intercettazioni si poteva sentire i genitori e anche questo primo fratello chiamare queste sorelle come delle, insomma, delle poco di buono e come avrebbero voluto farle fuori e anche come sarebbero dovuti tutti mantenere la stessa storia quando sarebbero stati interrogati perché così avrebbero potuto commettere questo delitto perfetto. Ovviamente queste intercettazioni sono bastate per la polizia per poter arrestare finalmente la famiglia Sofia. Durante il processo la famiglia si è sempre dichiarata completamente innocente, tuttavia durante comunque tutto questo processo a un certo punto verso la fine hanno detto che comunque è stato Hamed quello che ha poi finito per spingere l'auto dentro il canale. E praticamente i due genitori si sono inventati che il loro figlio era giovane e stava solo giocando e sbadatamente ha spinto quest'auto dentro questo canale, ma non hanno fatto riporto alla polizia perché avevano troppa paura che magari questo loro figlio sarebbe finito nei guai. Ovviamente i pubblici ministeri erano tutti d'accordo, secondo loro questo omicidio era stato assolutamente premeditato per via di tutte le ricerche che erano state fatte su Google, per via delle telefonate che erano state intercettate e anche per tutto quello che è venuto alla luce di tutto quello che stava avvenendo all'interno di quella famiglia, per esempio anche la scuola, da tutte queste informazioni, la situazione in cui dovevano vivere questa famiglia, il ragazzo della prima genita, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che si è capito quello che realmente succedeva in quella famiglia ed era assolutamente terribile. E questo delitto è stato chiamato come un delitto dell'onore, un delitto per mantenere alto l'onore di questa famiglia. Uno dei pubblici ministeri, tra l'altro, ha detto: "Ciò che si maschera da onore è davvero il bisogno di un uomo di controllare la sessualità di una donna. Se un uomo non può controllare la propria famiglia, che è rappresentata dai componenti membri donne, significa che non ci si può fidare per altre questioni pubbliche." Il loro primo figlio, più giovane, B, ha testimoniato in tribunale dicendo che la famiglia era grande e che le sue sorelle erano quelle che si ribellavano e che erano praticamente delle adolescenti completamente indisciplinate e che tra l'altro erano proprio loro che cercavano di uccidersi, in realtà secondo lui si erano ammazzate loro e in realtà lui ha praticamente detto che lui sul suo computer non stava cercando l'omicidio ma stava cercando suicidio che non conosceva bene la differenza. Alla fine il giudice, come potrete immaginare, non ha creduto a questa storia e sono tutti stati spediti a vivere il resto dei loro giorni in carcere senza possibilità di libertà condizionata per 25 anni. Una cosa veramente che mi rattrista è che immaginatevi che queste ragazze sono state imbrogliate dai loro stessi genitori per andare in questa vacanza che in realtà altro non era che un tentativo di disfarsi di loro. Io veramente non riesco a credere che dei genitori possano fare delle cose del genere ai loro figli, veramente è assurdo.
Fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto, perché sono veramente curioso di sentire la vostra opinione. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace e commentate qui sotto. Un ciao da Seba, ciao! ひどい夢も怖い君まで So if I could この腕でギュッと君を抱くから